parte di casa per una pescata è sempre un momento emozionante, l'inizio di tutte le cose sono sempre belli, esaltanti, perché contengono in sé qualunque possibilità. E per citare il buon Forrest Gump, my mom always said life was like a box of chocolates. Mia madre diceva sempre che la vita è come una scatola di cioccolatini, non sai mai cosa otterrai. Lui è il grande Giannino. Le catture più belle le ho fatte insieme a lui su questa barca. Sono quasi 30 anni che ci conosciamo. È sempre un piacere stare con lui. Avevamo da tempo concordato quest'uscita, perché volevo mostrargli il tenia della decoy. A lui, vecchio e tradizionale bolentinista, volevo far vedere di che cosa è capace questo piccolo attrezzo giapponese. Questa montatura possiamo definirla l'anello di congiunzione tra il bolentino classico, cioè tra chi pesca con le esche naturali e chi pesca invece con gli artificiali. Una via di mezzo, un anello di congiunzione. Questo particolare assist di Ami, uno grande e uno piccolo, è pensato per innescare il gambero e infatti l'ammo grande ha una curvatura che si adatta perfettamente all'innesco del gambero, ma anche una lunghezza che gli consente di attraversare interamente il corpo del crostaceo. Per l'innesco si procede tagliando l'ultimo pezzetto della coda del gambero per crearsi l'ingresso alla punta dell'amo, che viene fatta penetrare all'interno della polpa bianca fino a farla fuoriuscire in prossimità della testa. L'amo piccolo invece viene agganciato al centro delle zampette nella parte inferiore della testa. Così facendo l'innesco è perfettamente dissimulato all'interno del corpo del gamberetto. L'amo grande nella parte superiore del gambo ha un baffetto di ritegno che serve ad assicurare una migliore tenuta all'interno dell'esca, mentre l'amo piccolo è dotato di una perlina morbida luminosa che serve a dare un ulteriore richiamo nei confronti dell'esca una volta giunta in profondità, dove la luce è poca e quindi anche una piccola luminescenza viene notata. Il sinker invece ha una forma carenata che gli facilita la penetrazione nella massa d'acqua sia in fase di discesa verso il fondo sia in fase di recupero. È fornito in diversi colori e grammature che arrivano fino a 56 grammi. Il suo nome commerciale è Slide Multitenia OS2 della Decoy, distribuito da Blue Springs. Tenia della Decoy, 87 metri. Ovviamente la presenza di un amo piccolo consente di catturare anche pesci di minore dimensione. Ma Capitan Giannino di pesci piccoli non vuol sentirne parlare. Dopo un po' aggancia questo bel madai, questo bel pagro di quasi un chilo e mezzo. Ed è contento. A me tocca darmi da fare. E dopo un po' anch'io ho un bel ingaggio con un pesce degno di tal nome. Certo, Giannino è un grande pescatore, ma come cine operatore, insomma, lascia un po' a desiderare, ma bisogna accontentarsi. Eccolo qui. Anche questo è un bel pagro.
Sono loro, i Madai giapponesi, ce li abbiamo anche noi, e gradiscono la nostra offerta di tenia. La gradiscono molto.